a tutti ragazzi, in questo video vorrei preparare insieme a voi delle bombe da bagno. Come molti sanno, le bombe si possono acquistare direttamente nei negozi, ma può essere divertente anche crearsele da sole, perché tra l'altro sono veramente molto facili da preparare. Le bombe in genere hanno una forma sferica e possono essere colorate e profumate in mille modi differenti. Io oggi vorrei provare a farle insieme a voi per la prima volta, utilizzando queste perline da bagno spumeggianti della Glorex. Cioè, praticamente in questo contenitore, in questo secchiello, sono contenuti tre componenti, che sono il componente A, il componente B, che è questo, e il componente C. In sostanza sono della cera, amido di mais e acido ascorbico, che permetteranno quindi alle bombe di frizzare. All'interno del secchiello poi c'è anche questo bastoncino che ci aiuterà a rimestare il tutto durante la preparazione. Le bombe che voglio preparare sono delle bombe profumate, decorate con delle scorze d'arancia che ho fatto essiccare sul termosifone qualche giorno fa e dei petali di rosa. Chiaramente per colorarle utilizzerò del colorante per sapone. Questo qui è rosso, l'altro è fucsia ed uno giallo. Il rosso e il giallo li utilizzeremo per creare l'arancione e per creare la bomba all'arancia, e poi vi serviranno anche delle fragranze. Io ho scelto quella all'arancio dolce e la seconda rosa bouquet. Cominciamo subito il nostro lavoro. Ho riempito una pentola con dell'acqua nella quale ho immerso due bicchieri di vetro per lavorare a bagnomaria. Per prima cosa ho aggiunto il componente A, che ho lasciato sciogliere del tutto. Dopodiché ho aggiunto il colorante arancione e il colorante fucsia, rimestando bene il tutto. Poi ho unito nel primo bicchiere il componente B e il componente C, che hanno cambiato consistenza alla bomba, facendola diventare quasi come una pasta morbida. Ho unito al composto ottenuto anche le scorzette di arance essiccate. Per la seconda bomba ho ripetuto le stesse operazioni, aggiungendo in questo caso i petali di rosa e qualche goccia di colorante in più per renderla di un rosa più intenso. Successivamente ho trasferito il tutto in una ciotolina dove ho aggiunto le fragranze e ho lavorato l'impasto con le mani appallottolandolo a mo' di polpetta per poi inserirlo in un pirottino per dolci. Come vedete, ho preferito donare alle mie bombe un aspetto molto casereccio, stile handmade, ma se preferite voi potete utilizzare qualsiasi altro tipo di stampo. Eccole qui, come vedete le bombe sono pronte, ora dovrò lasciarle asciugare del tutto e fare in modo che si solidifichino. Eccoci qua ragazzi, allora è trascorso circa un giorno, come vedete le bombe si sono solidificate, se gli metto il dito non sprofonda, ma non sono del tutto
molto asciutte perché sul fondo sono ancora un pochettino morbide. Per fare in modo che si asciughino totalmente dobbiamo aspettare almeno un altro giorno. Una volta asciutte saranno pronte per essere utilizzate per i vostri meravigliosi bagni rilassanti. Io non vedo l'ora di provarne una e penso che siano anche delle idee carine da donare ai vostri amici in occasione delle feste. Come vi ho fatto vedere prima, il loro aspetto è abbastanza casereccio perché volevo proprio creare questo effetto dolcetto molto manuale, tutto fatto a mano, però chiaramente se voi preferite utilizzare le forme, il risultato sicuramente sarà migliore. Spero tanto di avervi dato un'idea per questo Natale, io penso che siano veramente un'ottima idea regalo. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere lasciandomi un commento oppure un like. Per ora è veramente tutto, spero di avervi fatto un po' di compagnia, vi mando tanti bacioni e a presto, ciao!